Spero che sia l'anno, come ha detto lei, della consacrazione. E sicuramente se ha detto che mi vedete fisicamente meglio rispetto agli anni scorsi, gran merito va anche al mister che sta facendo, secondo me, un grandissimo lavoro, sia appunto dal punto di vista psicologico, ma anche in campo lavoriamo molto bene e a intensità molto elevate. Mi sono trovato benissimo con tutti i compagni con cui ho giocato indistintamente. E con Salim mi trovo molto bene, lui è un giocatore molto fisico e molto veloce, quindi sai che comunque al tuo fianco c'è un ragazzo che è molto valido, ma ripeto, anche gli altri sono secondo me giocatori molto forti. Il mister ci aiuta anche tramite colloqui, cioè individuali, ci parla Parla sempre. molto con voi, parla molto, dico con voi. Molto, molto, infatti ci aiuta, ma è anche sotto il profilo psicologico, ci aiuta, ci cerca di far stare tranquilli, quindi riesce ad affrontare ogni allenamento, ogni partita, secondo me, nel migliore dei modi. No, discorsi di prospettiva, sinceramente, non ne stiamo facendo, perché tutti insieme stiamo cercando di vivere il momento, cioè cerchiamo di affrontare allenamento per allenamento e partita per partita. Quindi, cioè, è una cosa che ci contraddistingue, non pensare a lungo termine. E secondo me è anche una cosa sbagliata fare calcoli già sul futuro, perché dopo solo 7 partite non mi sembra il caso di ragionare in questi termini, diciamo. Lavoriamo molto sulla linea difensiva e sui concetti che vuole apportare il mister e il suo staff. E stiamo cercando di seguire le loro direttive e per ora i risultati possiamo dire che si vedono. Oltre al suo modo di difendere, che è molto diverso da quelli che ho vissuto gli anni scorsi, cioè, come lui chiama, le palle che arrivano sugli attaccanti. Devo lavorare molto perché non sono come il mister, come ha detto lei. Infatti ci stiamo lavorando. Però oltre a questo anche l'uso degli arti superiori, perché uso poco le braccia e secondo lui è una cosa che devo migliorare molto e anche secondo me sono d'accordo con lui. E poi un sacco di altre cose, come può essere la postura del corpo, che sbagliavo molte volte, la lettura delle palle lunghe, C'è da imparare. sì, e c'è ancora molto da imparare.